quindi con l'età giovane, dei difensori che andranno a comporre il futuro reparto difensivo, devono avere anche una, non dico ottima, oppure fantasmagorica esperienza nel grande calcio europeo, però devono essere ben avviati, come ad esempio un TT che non era di primissimo livello, però comunque era il Lione che è una squadra che disputa con regolarmente le coppe, che siano se essa la Champions o l'Europa League, domina comunque un campionato che, seppur indietro rispetto ai top e alla Liga stessa, sarà pur sempre la Ligue 1. Ora non so se prendere giocatori in difesa, specie da un campionato genere, sia una buonissima scelta. Io però, visto che siccome il reparto difensivo è abbastanza delicato, tenderei a puntare su altro, cioè cercherei di aumentare il livello, perché comunque stiamo parlando pur sempre del Barcellona, non del, con tutto rispetto parlando del Celta Vigo oppure del Valencia, che si possono permettere di dare tempo a gente così, meno per quanto riguarda, ripeto, i centrali di difesa. Senti, torniamo a questa cosa della Champions. Qual è del Real Madrid, qual è il pregio e qual è il difetto? Allora, pregio sono le casacche gialle, indubbiamente. Quindi direi gli arbitri. No, il difetto direi che è una squadra che si basa molto sulle individualità. Vedi Ramos, però non è una squadra che ha coralità nel gioco, che ha diciamo le soluzioni nell'11, non inteso come le 11 pedine, perché ripeto, singolarmente preso, in Real a giocatori che la sbloccano in qualsiasi momento e possono decidere di vincere la partita. Però non so a lungo andare la Champions quanto possa essere un fattore chiave questa cosa, perché comunque la fortuna eterna non è, però non è che può campare di lampi. Arrivati a questo punto, magari mi darete anche voi del Guardiola, però penso che questa competizione si vinca con il gioco. Certo. E del Bayern Monaco? Bayern è forse la squadra più quadrata di questa Champions League. Ha trovato una guida come Ancelotti che difficilmente sbaglia questi appuntamenti, segna molto, diciamo, molto meno rispetto a quando c'era Pep, da meno spettacolo, però a differenza del Real, anziché vivere di individualità, vive proprio di solidità, che forse credo sia la cosa più pericolosa in una competizione come la Champions, perché una squadra solida è in grado di andare lontanissimo. Abbiamo visto con gli anni scorsi con l'Atletico del Ciolo, che pur non incantando mostrava solidità, è arrivata comunque fino in fondo. Quindi direi che con i giocatori che ha il Bayern Monaco, punti deboli a pochissimi, anche perché sanno abbinare un ordine tattico impeccabile alle loro qualità offensive. Però credo che magari soffrano un po' il fatto che, siccome siano abituati a giocare in Bundesliga, alzando un po' il ritmo possono soffrire ritmi decisamente alti. Se ai noi, se il Barça dovesse prendere il Bayern di Monaco, uno dovrà giocare su un ritmo altissimo, cioè non vorrei dire infernale, ma poco ci manca. Max, più veloce, Atletico Madrid? Atletico Madrid no, meno solida e meno squadra rispetto agli anni passati, però comunque sono gente che gioca di fisico, chiaramente potrebbe pagare questo difetto qualora iniziasse a subire eccessivamente un gioco corale, però
però ha dalla sua questo fatto di che spesso e volentieri non ti fa giocare, non ti fa giocare, quindi come pregio ha la, diciamo, la duttilità tattica di adattarsi all'avversario. Come pregio, come difetto è il fatto che non ha una soluzione propria, tende a giocare sempre guardando l'avversario. Juventus. Pregio è il fatto che comunque parliamo della squadra che ha preso molte, che ha il primo posto per quanto riguarda i gol incassati in Champions League, quindi è la miglior difesa, sì, andando a ritroso e pensando alle partite che ha disputato. Quindi come pregio, diciamo, sicuramente una buona organizzazione tipica delle squadre italiane, ma come difetto ha il centrocampo che non è quello degli anni scorsi e a lungo andare potrebbe peccare, specialmente nelle alternative, e avere una squadra lunga, specie nel reparto nevralgico, tanto in Champions. Oh, adesso andiamo a vedere quest'altre tre che sono rimaste, che in teoria dai livelli potrebbero essere le tre più semplici, no? E partiamo dal Borussia Dortmund. Borussia Dortmund ha pregio e difetto che hanno una correlazione tra di loro. E questa cosa la voglio riportare anche al Monaco Mac, perché sono squadre che viaggiano sulle ali dell'entusiasmo, che giocano, che sono spregiudicate, che forse fanno per il livello da squadra più che alta, diciamo medio alta, rimanendo sempre nella sfera Champions. Per il calcio che esprimono forse uno dei giochi più belli in Europa, però il fatto che si espongano troppo e non abbiano gente di esperienza li può fregare. Quindi diciamo che come pregio hanno la spregiudicatezza e diciamo l'effervescenza proprio delle squadre giovani, ma come difetto hanno il fatto che non siano esperti difensivamente e possono concedere molto di più rispetto alle big che sono ancora in gara. Vabbè, quindi già hai fatto il Monaco sostanzialmente. Già hai sì, detto. Perché sono squadre che ho visto Max in questa Champions e trovo molto simili tra di loro. Senti, Leicester, l'ultima. Cioè, come prezzo. Direi anche loro l'entusiasmo, dai, perché comunque sono. Sì. Il fatto che stiano vivendo una favola rende tutto più bello, però come difetto c'è, cioè, la vera esperienza, giocatore alle primissime armi, già che stanno qui è un miracolo, quindi il loro pregio credo che sia semplicemente il fatto che siano approdati ai quarti e abbiano eliminato il Siviglia di Jorge Sampaoli. Già basta per definire ciò che è il Leicester. Senti Alberto, ci leggi un attimo? Cioè, perché ce l'ha girato Antonio Galletti. Una bella notizia da una parte che è l'effetto di una brutta notizia. Esattamente. No? Sì, il presidente del Chapecoense ha rivelato a Fox che il Barça è stato l'unico club europeo che ha aiutato con denaro al Chapecoense dopo la tragedia che ha colpito il calcio mondiale il 28 novembre scorso, quando l'aereo che portava i calciatori che dovevano disputare la finale si è schiantato e sono stati solo 6 sopravvissuti e di loro 3 calciatori. Beh, come al solito, come diciamo prima, Mesken Club. Perciò diciamo sempre più di un club, no? Perché veramente è l'unico club europeo. Esattamente, l'unico club europeo. Va bene, senti, per chiudere, caro il mio petisso, per chiudere no, rimani, se puoi rimani con noi, adesso andiamo allo stacco, però volevo chiederti, qual è stata la sorpresa più grande? Non ti dico quella del Barça, perché tu sei stato uno di quelli che ci ha sempre creduto alla remontata fino alla fine, fino alla morte. Quindi è inutile che a Francesco Buonacura chiedo di questo. Qual è stata invece la sorpresa più grande, l'eliminazione del Pep col Manchester City o quella di Sampaoli col Siviglia?
Ma ti devo dire la verità, Max, questa Champions comunque mi ha abituato a grosse sorprese, bene o male, perché ad essere sincero io non credevo nemmeno al Napoli che si classificasse primo nel girone, nonostante il livello medio del suo gruppo. Però dovrei dirti la verità, da una... io il Leicester me l'aspettavo che sarebbe passato, visto il punteggio del Sanchez Pizjuan, perché mi sarei aspettato la batosta in caso del Siviglia, cosa che non è avvenuta, anzi hanno fatto anche il gol fuori casa. E visto il Leicester che stava giocando da quando purtroppo è stato cacciato Ranieri, e alle mura amiche, ho detto questi possono fare risultato. Io invece credevo sinceramente che il Pep, per la squadra che avesse in mano, per come abituato a gestire determinate partite, per il fatto che comunque in Champions fa sempre tantissima strada, assolutamente non, nonostante i tre gol presi fuori casa, non mi sarei mai aspettato che Pep uscisse, assolutamente. Cioè il Monaco lo vedevo bello che fuori, cioè, invece a sorpresa per me Guardiola è out, cioè, il calcio è strano, ma è così. Certo. Però vabbè, io ho più, diciamo, come sorpresa Pep fuori. Va bene. Allora aspetta, perché Galletti oggi è scatenato come al solito. Probabilità di passaggio del turno a seconda degli avversari, cioè ci ha fatto anche le percentuali, l'evaluazione. Attenzione, okay. Leggiamo, devi andare nella pausa. 65% contro il Dortmund e il Monaco, il Leicester 60%, 55% Atletico Madrid, 55% la Juve, 55% il Real, 50 il Bayern Monaco. Grande Galletti, sei troppo forte, sì. Veramente bravo. Allora, abbiamo anche lo chiameremo Gallettistat. Gallettistat, le statistiche del Galletti. Allora andiamo nella pausa musicale. Prima abbiamo messo tutti i gol delle remontadas, tutti questi gol fantastici, storici. Aspetta un attimo perché non sto cercando una cosa nel frattempo. Pedisso, prendi un po' un attimo, di qualcosa mentre io cerco questa. Io dico che stasera dovresti cercare un po' quantomeno di pace, perché tra linee che cadono, tu che non ti trovi con Alberto, poi devi cercare qualcosa. Prendi 5 secondi di pace. 5 secondi. Nemmeno minuti, secondi. Sentilo. Dimmi Alberto. Dice Oriol Romeu, centrocampista del Southampton, che ammette: sto vivendo il mio miglior momento da che me ne sono andato dal Barça. Ecco. Ma è un onore che si parli di me per il Barça, ma fino adesso nessuno del club blaugrana si è rivolto a me. Vabbè, ma io sinceramente sta storia di Oriol Romeu, ragazzi, ma non è possibile. Oriol Romeu a me non piaceva all'epoca, immaginate adesso. Vabbè. Vabbè, dai, andiamo nella pausa, dai, che mo facciamo okay. Un po' di salotto. Puoi rimanere con noi, Pedisso? Certo, ma. Ok. De canvis deia el vent avui.